Era uno degli eventi più attesi dopo l'anniversario della guerra in Ucraina. La riunione dei ministri degli esteri del G20 a Nuova Delhi, in India, di fatto però non ha portato a risultati sperati. Saltata la dichiarazione congiunta, l'incontro si è concluso con le solite tensioni, nessuna novità per Mosca e Kiev. A sorpresa c'è stato a margine, tuttavia, un faccia a faccia tra il capo della diplomazia del Cremlino, Lavrov, e il segretario di Stato americano, Antony Blinken. Every G20 member, and virtually every country, period, continues to bear the costs of Russia's war of aggression, a war that President Putin could end tomorrow if he chose to do so. Что касается содействия в разрешении кризиса, мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Dall'India alla Svizzera, dove alla conferenza sul disarmo di Ginevra i paesi occidentali presenti hanno abbandonato l'aula durante il discorso del numero 2 di Lavrov, il viceministro degli esteri russo, ha sottolineato che la mossa di Vladimir Putin di sospendere il trattato New START è arrivata in risposta alle politiche di Washington sull'Ucraina.